Tre lunghi anni. Questa è l'attesa che è valsa la pena maturare per vedere completata un'opera fondamentale per la viabilità di Nichelino. Il sovrappasso di via Colombetto, che passa sopra la linea ferroviaria Torino-Pinerolo, è finalmente completo. In queste settimane sono in conclusione definitiva i lavori che porteranno all'apertura al traffico stradale e pedonale del cavalcaferrovia. Una vicenda lunga questa del sovrappasso nichelinese, che nonostante le lentezze burocratiche ha visto il comune e l'amministrazione di Nichelino sempre in prima fila per cercare di sveltire le pratiche necessarie alle autorizzazioni. E poi le ferrovie dello Stato. L'ente preposto alla gestione delle ferrovie è infatti davvero complicato da attivare in tempi brevi e la delicatezza dei lavori ha richiesto che l'intero tratto di ferrovia fosse isolato durante le varie fasi della messa in opera dei lavori pubblici. Tutto è partito con una richiesta di autorizzazione da parte del Comune alle ferrovie dello Stato nel maggio del 2006. Abbiamo atteso questo parere per circa un anno. Quando era prossimo il rilascio del parere, praticamente la Regione ha comunicato alle ferrovie la volontà di finanziare il progetto dell'interramento sul territorio del comune di Nichelino. Quindi il progetto che loro avevano in visione per il rilascio del parere non era idoneo, andava a interferire con le infrastrutture dell'interramento. Quindi il Comune si è trovato in una condizione di dover riprogettare l'opera almeno per quanto riguarda la campata centrale e quindi abbiamo dovuto riprogettare e richiedere di nuovo successivamente il parere. Il ponte ha subito pesantissimi ritardi a causa di una burocrazia soffocante che è uno dei mali del paese, perché abbiamo aspettato, immaginate, tre lunghi anni per avere un'autorizzazione. L'autorizzazione è arrivata e noi abbiamo iniziato appunto i lavori. I lavori si sono fermati un paio di mesi freddi, e poi è iniziato appunto la posa delle travi e adesso ad aprile ci saranno quattro interruzioni programmate e ci auguriamo di terminare appunto l'opera entro la primavera. Immaginate che quando abbiamo posato le travi, era una notte, c'erano diverse travi, ogni trava pesava 250 quintali e il ponte è riuscito chiaramente a reggere perché è stato progettato per mantenere migliaia di quintali.